Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo eh, che mh, appunto forma una sorta di eh, losanga con eh, ovviamente dei trafori. Eh, è un motivo eh, semplicissimo da fare, eh, vi faccio vedere sul davanti come si presenta. potete vedere eh, si realizza praticamente in eh, 16 ferri io in questo caso ho fatto due motivi quindi uno e due, eh, quindi 16 motivi più quindi 16 maglie più 16 maglie alle quali poi aggiungiamo le due di vivagno che vanno a formare ovviamente il bordo in altezza invece si realizza in 32 ferri, in questo caso io ho fatto due motivi anche in altezza, quindi 1 e 2. Sul dietro eh, si presenta in questo modo e i ferri di ritorno o ferri pari le maglie vengono lavorate come si presentano quindi dove troviamo dei diritti andiamo a lavorare dei diritti dove troviamo i rovesci lavoriamo i rovesci e il gettato sul rovescio del lavoro va lavorato al rovescio eh, andiamo adesso a vedere come si realizza allora, eh, io ho montato sul ferro 16 maglie, poi ovviamente ho messo il marcatore, quindi questo è un motivo, più un altro motivo. Quindi andiamo a fare insieme un motivo solo e io ne farò due. Allora, andiamo a fare il primo ferro, vi lascio qui sopra il vivagno, iniziamo. Vivagno, 6 rovesci, 1, 2. 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato, un rovescio, un gettato, una diminuzione semplice. Quindi sposto sul ferro di destra una maglia senza lavorarla, lavoro la seconda maglia a diritto. E a cavallo la prima sopra la seconda 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 chiudo il ferro con il vivagno il secondo ferro e tutti i ferri pari vanno lavorati come si presentano le maglie quindi andiamo a fare due rovesci di vivagno perché siamo sul rovescio del lavoro

6 chiudo il ferro con due rovesci di vivagno terzo ferro vado a fare il vivagno 5 rovesci 1 2 2 3 4 e 5 due maglie insieme a diritto un rovescio e un giattato un rovescio e un giattato un rovescio una diminuzione semplice quattro rovesci 1 2 3 e 4. Chiudo il ferro ovviamente con il vivagno. Quarto ferro, come si presentano le maglie? Quindi andiamo a fare diritto su diritto, rovescio su rovescio e ricordate che il vivagno va lavorato a rovescio. Quinto ferro, vado a fare il vivagno. 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. Due maglie insieme a diritto, due rovesci, uno e due. Un gettato e un rovescio, un gettato, due rovesci, uno e due. Una diminuzione semplice, tre rovesci. 1 2 e 3 Chiudo il ferro con il vivagno. Sesto ferro, come si presentano le maglie. Settimo ferro, vado a fare il vivagno. Tre rovesci, 1 2 e 3. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro. Lavoro un diritto, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Questo passaggio potete farlo anche senza ehm, diciamo così l'aiuto la, del ferro ausiliario. Eh, io lo utilizzo per chi eh, ovviamente ha le prime armi, però per chi è già avanti, può anche mh, incrociare le maglie senza questo ferretto ausiliario. Ecco. Poi sette rovesci: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo la maglia e la lavoro a diritto. Chiudo con due rovesci: uno e due. Chiudo il ferro con il vivagno. Ottavo ferro come si presentano le maglie? Non ho ferro, vado a fare il vivagno, due rovesci, uno e due. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro lavoro un diritto, riprendo la maglia e la lavoro a rovescio. 9 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a diritto. E chiudo con un rovescio. Chiudo il ferro con il vivagno. Decimo ferro, come si presentano le maglie? Undicesimo ferro, vivagno. Un rovescio. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro. Il lavoro lavoro un diritto riprendo la maglia e la lavoro al rovescio 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 Sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a diritto. Chiudo il ferro con il vivagno. Dodicesimo ferro come si presentano le maglie. Tredicesimo ferro, vado a fare il vivagno. Un rovescio, un diritto, tredici rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. E un diritto. Chiudo il ferro con il vivagno quattordicesimo ferro come si presentano le maglie quindicesimo ferro vado a fare il vivagno un rovescio un diritto tredici rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 e un diritto, chiudo il ferro con il vivagno, sedicesimo ferro. Come si presentano le maglie, diciassettesimo ferro. Vado a fare il vivagno, un rovescio, un gettato, una diminuzione semplice. 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 2 maglie insieme a diritto e un gettato chiudo il ferro con il, viva eh, sì, con, il, con il vivagno, diciottesimo ferro, come si presentano le maglie? diciannovesimo ferro, vado a fare il vivagno, un rovescio, un gettato e un rovescio, una diminuzione semplice. 9 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 2 maglie insieme a diritto un rovescio e un gettato chiudo il ferro con il vivagno Ventesimo ferro come si presentano le maglie. Ventunesimo ferro, vado a fare il vivagno, un rovescio, un gettato e due rovesci, uno e due. Una diminuzione semplice, sette rovesci, 1 2 tre. 4 5 6 e 7 2 maglie insieme a diritto, due rovesci e un gettato. Chiudo il ferro con il vivagno, ventiduesimo ferro come si presentano le maglie. 23 ferro, vado a fare il vivagno 4 rovesci: 1, 2, 3 e 4. Sposto una maglia sul ferro ausiliario, questa volta sul davanti del lavoro. Vado a lavorare un rovescio, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra. E la lavoro a diritto 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro vado a lavorare un diritto riprendo la maglia e la lavoro a rovescio 3 rovesci 1 2 e 3 Chiudo il ferro con il vivagno. 24 ferro come si presentano le maglie. 25 ferro, vado a fare il vivagno. 5 rovesci. 1, 2, 3, 4 e 5. Sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti lavoro lavoro un rovescio riprendo la maglia la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a diritto tre rovesci 1 2 3 sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro lavoro un diritto riprendo la maglia e la lavoro a rovescio: 4 rovesci: 1, 2, 3 e 4. Chiudo il ferro con il vivagno e il ventiseiesimo ferro, come si presentano le maglie? 27esimo ferro vado a fare il vivagno, 6 rovesci. 1 2, 3, 4, 5 e 6. Sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo la maglia e la lavoro a diritto. Un rovescio. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro lavoro un diritto riprendo la maglia la lavoro al rovescio e proseguo con 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 chiudo il ferro con il vivagno 28 ferro come si presentano le maglie 29 ferro Vado a fare il vivagno. Sette rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un diritto. Un rovescio. Un diritto. Sei rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque. E sei. chiudo il ferro con il vivagno trentesimo ferro come si presentano le maglie trentunesimo ferro vado a fare il vivagno sette rovesci 1 2 3 4 5 6 e 7 un diritto un rovescio, un diritto, sei rovesci. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo il ferro con il vivagno. Trentaduesimo e ultimo ferro come si presentano le maglie. Allora, come potete vedere, il motivo è praticamente terminato. Eh, per ripeterlo, non dobbiamo far altro che appunto ripetere i ferri dal numero 1 al numero 32. Vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!